Parliamo di automobilismo a bordo di vetture storiche. Enrico Lena, triestino, lo scorso anno ha vinto il campionato italiano velocità montagna autostoriche, primo di classe, e il campionato europeo velocità montagna autostoriche, primo di classe e terzo assoluto. Una passione che nasce da ragazzo, come racconta lui stesso, che gareggia oggi con una Lancia Fulvia HF. Sentiamo. Ma la mia è una passione che viene fin da bambino, ti dirò. Sono riuscito a farla da grande, diciamo da grande, visto che ho 66 anni, comunque una decina d'anni che corro in macchina. Niente, passione per la velocità. Prima ho corso un po' in moto, poi sono passato alle macchine. Ho avuto l'occasione di conoscere i marchesi dell'auto racing qua di Trieste proprio, e grazie a loro sono salito sulla prima Lancia, che era un 1003, poi sono passato al 1006. E pian piano, diciamo, sono migliorato io, ho migliorato la macchina già andava bene per la verità all'inizio. I risultati sono buoni perché ho vinto l'italiano e l'europeo nella mia classe. Sono arrivato terzo assoluto sempre nell'europeo, ho vinto il campionato centro europeo, che è un campionato molto importante. Tant'è vero che ci viene a premiare regolarmente Jean Todt. E poi, insomma, sai, facendo tutte queste gare entri anche in altre classifiche tipo lo Slovenia-Triveneto, che è un nuovo tipo di campionato molto interessante, in cui bisogna fare tre gare in Slovenia e tre gare in Italia. In Italia sono le nostre Tommaso Vergenis, Cividale Castelmonte e il Nevegal, che si corre a Belluno. Oltre alla velocità ci vuole un talento particolare in queste gare. Talento? No, ci vuole applicazione. Ecco, guarda, onestamente posso dirti una cosa, che i miei risultati sono un mix di fattori dovuti alla macchina innanzitutto, a un certo Fabrizio Maschietto, che è un caro amico oltre che meccanico, che mi segue in tutte le gare e noi andiamo in giro per l'Europa praticamente, e mi dà un aiuto enorme, perché tu non ci crederai, ma correre una cosa, guidare, non mi piace per niente, specialmente visti i limiti, il traffico eccetera che ci sono. E poi un po' ci metto qualcosa anch'io di mio, insomma, che credo con gli anni man mano è migliorato.